iPhone SE 2022. Cosa è cambiato? Poco, davvero pochissimo. E sempre meno questo iPhone è un iPhone per la massa, ma mantiene quel pubblico ristrettissimo che ad oggi continua a rifiutare il notch, il Face ID e che preferisce questa estetica ormai vintage a tutti gli effetti, ma che porta con sé un tasto home che per alcuni pare assurdo, ma è davvero irrinunciabile. Questa recensione sarà molto pragmatica perché qui non c'è tanto da analizzare. Non vorrete mica farmi parlare del design, vero? Sì, perché qua il design è lo stesso di iPhone SE 2, è lo stesso di iPhone 8, è lo stesso di iPhone 7 ed è lo stesso, o comunque molto simile, a quello di iPhone 6S e di iPhone 6. Soprattutto ripeschiamo i cornicioni immensi che tagliano questo schermo da 4.7 pollici che già è piccolino, ma soprattutto con questi bordi neri è davvero ormai obsoleto, bisogna dirlo. Apple sarebbe il caso, secondo me, di prevedere un iPhone SE un pochino più moderno, magari hai quell'estetica dell'iPhone XR e dell'iPhone 11. Forse è arrivato il momento di ripensarla in ottica SE. Gli iPhone 13, gli iPhone 13 Pro saranno comunque più premium, ma gli iPhone SE saranno un po' più moderni. Però, ripeto, di base c'è ancora un mercato che chiede il tasto home, che chiede quel tipo di navigazione in cui apri un'app, la chiudi premendo il tasto home, premi due volte il tasto home e vai nel multitasking. Per me ormai tutto questo è assurdo perché molto spesso mi trovo a fare così: per chiudere le app mi si apre il centro di controllo. Ormai la mia memoria motoria è stata parecchio alterata, soprattutto per quanto riguarda la navigazione all'interno del sistema operativo, mentre non è stata alterata per quanto riguarda il Touch ID. Ed è ancora molto rapido e preciso questo Touch ID, poggiate il dito e lui sblocca all'istante, veramente comodo. Mi piacerebbe averlo un Touch ID anche sui prossimi iPhone, magari in abbinata col Face ID. Qui però, passando appunto alle cose che sono cambiate, c'è un nuovo processore ed è, indovinate un po', la 15 Bionic, proprio di iPhone 13 e 13 Pro. Questo vuol dire che le prestazioni sono veramente molto alte, sia nei giochi sia nel quotidiano. Tra l'altro, silenziosamente Apple ha aggiunto anche un giga di RAM su questo SE rispetto al modello precedente. Non che ce ne fosse bisogno, perché comunque iOS gestisce bene i processi, però è comunque un upgrade. Si parte sempre da 64 giga, c'è la versione da 128 e poi 256, forse quella più bilanciata è la 128, ma secondo me per chi acquista un SE ancora oggi i 64 giga con un po' di razionalità possono essere più che sufficienti. Anche perché qui, a parte app e giochi, diciamo che video in ProRes non se ne possono fare, foto in Apple Pro RAW non se ne possono fare, quindi grossi contenuti lato fotocamera che rubino spazio non è che ce ne siano. E dato che abbiamo parlato di fotocamera, prima di parlare di cos'altro è cambiato, parliamo di lei, che è sempre una fotocamera singola, che è sempre la stessa identica fotocamera di iPhone 8, di iPhone 8 Plus e di iPhone X. Pensate un po', non è cambiata, da allora ad oggi è sempre la stessa. Quello che è cambiato è però l'introduzione dello Smart HDR 4 di iPhone 13 e di Deep Fusion, che è già arrivato da un po' di anni sugli iPhone top. Questo consente una fotografia computazionale che permette di migliorare i dettagli e la riproduzione dei colori, e con lo Smart HDR riusciamo anche a bilanciare meglio ombre e luci in quegli scatti particolarmente difficili in cui il telefono viene messo a dura prova. Detto questo, la fotocamera dell'SE 2022 è probabilmente la migliore fotocamera singola ad oggi su uno smartphone, e devo dire che le foto e i video vengono veramente molto bene. La selfie cam forse è quella addirittura meno convincente, però ho anche fatto dei video e delle foto in notturna con lui e sono venuti veramente molto bene. Di notte però mi sarebbe piaciuta la modalità notte, che invece qui non è stata introdotta, così come non ci sono le modalità di ritratto. E sapete cos'altro c'è recuperato direttamente da iPhone 13? Gli stili fotografici, cioè la possibilità di andare a scegliere il tipo di approccio da un punto di vista dei colori della fotocamera. Non sono dei filtri, perché operano direttamente prima dello scatto, andando a ragionare su diversi aspetti come la tonalità della pelle e i colori nei dintorni, insomma, del soggetto fotografato, e quindi potete scegliere il tipo di approccio cromatico che avranno le vostre foto su iPhone SE. Questa cosa qui, ad esempio, l'iPhone 12, anche il Pro Max, non ce l'ha, mentre ce l'hanno tutta la linea iPhone 13 e anche questo piccolo SE.
E poi l'altra novità importante è il 5G. Infatti, rispetto al precedente SE e rispetto anche a tanti telefoni che sono arrivati tra il secondo SE e gli ultimi, questo qui è uno smartphone compatibile con il 5G, pur non supportando le millimetric wave. Però nel nostro paese già così va benone. Chiaramente il 5G, come il processore aggiornato, sono caratteristiche che rendono questo smartphone a prova di futuro, per quanto questo futuro evidentemente si scontrerà con poi le sembianze che sono assolutamente del passato. Però arrivando al dunque, vi voglio anche dire come è stato usare un iPhone SE con queste caratteristiche nel 2022. Beh, partiamo dalla cosa che mi ha dato più fastidio, cioè l'assenza del MagSafe. Per me ormai è fondamentale perché giro sempre con questo cosino qua, col wallet, e in questi giorni che ho usato iPhone SE come mio dispositivo principale, inevitabilmente lui finisce per scivolare. Vi dirò la verità, si crea comunque un leggero magnetismo, vedete? Però intanto non si va ad allineare il wallet e poi è estremamente scivoloso, quindi nel pratico, vedete, anche con la mano così, impugnando il telefono, finite per muovere il wallet. Non ha il MagSafe, semplicemente. Ma soprattutto, il limite più grosso sta nella ricarica, che non avviene, appunto, allineando in automatico la placchetta MagSafe sul retro del telefono. E per me il limite più grande è stato in auto, perché ho un supporto da auto MagSafe e semplicemente mi è venuto istintivo la prima volta. Ho poggiato il telefono e lui, boom, è caduto per terra. Perché? Perché non c'è il MagSafe. E ci poteva stare, cara Apple, eh? Non ti costava niente equipaggiare anche l'SE con il MagSafe. Lo sai bene. La seconda cosa che mi è mancata, sinceramente, è la fotocamera. Nel senso, la fotocamera ve l'ho già descritta, è ottima, però mi manca il teleobiettivo. Non tanto la ultra wide, ne avrei potuto fare a meno, ma il teleobiettivo, sinceramente, è l'ottica che spesso utilizzo quando voglio ingrandire senza perdita di dettaglio una determinata scena. Invece qui c'è il vecchio obsoleto zoom digitale, ma già da 1,1x, da subito. Quindi c'è subito una perdita di dettaglio importante negli scatti in cui andate a zoomare. E un'altra caratteristica che mi è mancata tanto è anche il tap to wake. Guardate, io tocco lo schermo e non si attiva. Come sapete, sugli iPhone più recenti, dal 10 in poi, mi basta toccare lo schermo per attivarlo. Qui abbiamo soltanto il raise to wake, cioè quando andiamo a sollevare, vedete, il telefono, lui si attiva. Questa caratteristica ce l'hanno anche gli ultimi. Però gli ultimi hanno anche la possibilità di accendere lo schermo così, che io trovo molto comodo, ad esempio, quando voglio solo guardare l'orario. Qui non c'è. E invece, adesso vi parlo della killer feature di iPhone SE. Non sottovalutatela. Guardate un po' lassù cosa c'è scritto. Percentuale batteria? Quella! Percentuale batteria! Sì, su questo iPhone SE, dato che non c'è il notch, è ancora possibile visualizzare la percentuale di batteria, senza richiamare il centro di controllo. Pazzesco, sempre, sempre visibile. Nella schermata di blocco, nella schermata home, potete vedere la percentuale di batteria. Top! Ma tornando seri, ragazzi, e chiudendo questa recensione, iPhone SE 2022 non è assolutamente uno smartphone per tutti, è uno smartphone per pochi, per un pubblico che secondo me diventa sempre più ristretto di affezionati a questo tipo di design, che non possono fare a meno soprattutto della navigazione con il tasto home. Ed è anche l'iPhone perfetto per chi vuole risparmiare qualcosina, pur essendoci comunque anche iPhone diversi con estetica più moderna, oggi tra rigenerati e nuovi su questo livello di prezzo. Però se volete un iPhone nuovo, prezzo di listino, oggi con 529 euro non vi potete portare a casa di meglio dell'iPhone SE 2022. Per me è un telefono che con difficoltà riuscirei ad utilizzare nel quotidiano, soprattutto non per lo schermo, ma per quello che vi ho detto, perché manca il MagSafe ormai, che nella mia vita è diventato abbastanza fondamentale quando uso un iPhone. Quando uso magari altri dispositivi ne faccio tranquillamente a meno, ma se so di avere un iPhone, e che caspita, voglio poter usufruire di quelle caratteristiche innovative ed esclusive che oggi un iPhone offre, ma qui il MagSafe non c'è. Mi avrebbe fatto piacere anche una fotocamera in più, ma questi sono dettagli. Di base però resta che questo iPhone è un iPhone per pochi, e per quei pochi è sicuramente l'iPhone perfetto. Un iPhone che può durare tanto nel tempo grazie alla 15 Bionic e alla compatibilità già oggi con il 5G, ha diversi anni davanti di aggiornamenti. Insomma,
Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Io capisco il prodotto, ma come vi ho già detto, credo che il pubblico di riferimento di iPhone SE sia sempre più piccolo. Ma fino a quando ci sarà, è giusto anche che queste persone possano avere un dispositivo su cui andare. Vi aspetto nei commenti e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!